Salve amici e benvenuti! Nel video di oggi proverò un gioco molto strano. Infatti questo, secondo la descrizione del Game Pass, nella cartella del Game Pass, questo Genesis Noir, è un'avventura noir che attraversa lo spazio e il tempo. Quando un triangolo amoroso tra esseri cosmici si trasforma in un aspro conflitto, assisterai allo sparo esploso di un dio geloso, altrimenti noto come Big Bang. Bene, non so bene cosa aspettarmi, dovrebbe essere un'avventura grafica, e vediamo un po'. Devo premere qualcosa? Eh sì. Talvolta la realtà è troppo complessa per la nostra percezione visiva. I teorici delle stringhe postulano che le poche dimensioni percettibili siano appena un quinto di quelle di cui è composto lo spazio-tempo. Quale aspetto avesse la vera natura della realtà prima che il Big Bang creasse in un lampo l'universo è una di quelle domande a cui non c'è risposta. Bene, un incipit molto filosofico quasi. Gli hai dato un nome. La costante. Ok. Bene, direi che è uno di quei giochi sensoriali dove immagini e musica non è importanza fondamentale. È un punto e clic, giusto? O no? Posso muovere un WASD? No. Posso cliccare però. Tieni premuto per selezionare un orologio. Non so. È già una scelta difficile. Ah, ma io ho venduto l'orologio. Ah sì, sono i miei, pensavo di... lo sto vendendo. Ok.
per soldi. Non posso fare altro che vendere orologi. Vediamo dove ci porta a vendere orologi. Una mutanda. Beh, questa musica jazz, diciamo. Non so cosa dire, non... Non so cosa sta succedendo. Inciampiamo. Una donna. Posso fare nulla? Era una scenetta, diciamo. Siamo in ritardo? Ragazzi, vi devo dire che sono ammaliato. Da giocare con le cuffie, probabilmente. Come sto facendo. Io vivo dentro l'orologio, giustamente, spacciatore di orologi. Che cazzo. Il manifesto di un gruppo jazz che suona in un locale clandestino del posto. Una pubblicità dei tempi migliori. Cioè, quando si vendevano più orologi. Un tovagliolo dato dopo una notte di attrazione. Una notte di attrazione. E con un numero che dovremmo ricordarci, o ce lo ricorderà? 980-6650. Se premo su di me. Non succede niente. Mi guardo l'orologio. Ok. Non si alza. Ah, si teletrasporta lì. È tutto stranissimo, veramente tutto stranissimo. Ho fissato qualcosa che non andava. Posso dormire. Non era la cosa da fare. Una scatola di orologi impolverati ma funzionanti. Canto profondo è una band di ottoni. Ottimo jazz. Qua c'è la traduzione dei testi in inglese, se volete. Posso mettere il disco? Ma non si sente nulla. Qua potevo fare qualche altra azione. No.
Sto cliccando qualsiasi cosa, eh. È molto strano. Ah, il numero. Cioè, abbiamo un numero, usiamolo. 980-6650. Ho sbagliato. 980-6650. Ah, lo devo tirare? Ah, giusto. Per chi non è nato tanto tempo fa, non capirà, ma questi erano i telefoni negli anni 80. 980-6650. Si sta distruggendo l'esistenza. Ho chiamato Dio. Grande jazz. Benvenuti in Radio Cyberluke. Oh yeah. Siamo. Oh mio Dio. Devo sfasciare. Oh mamma. Tutto ciò è meraviglioso. Genesis Noir. Ma dove sono, ne? Interstellar? Cosa diavolo succede? Devo metterli in linea? Non lo so. Non so bene come andare avanti, però io direi di fermarci qua, perché credo che sia chiara la natura del gioco. Molto misterioso, molto sensoriale. Penso che continuerò a giocarci, però per il video mi fermo qua. Bene ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un like,
Spero che mi lasciate un commento perché è davvero qualcosa di molto particolare quello che abbiamo visto insieme. E noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale, sul gaming e tutto quanto. Io ero CyberLuke da Radio Jazz. È tutto. Una buona giornata. Alla prossima. Ciao ciao.